Ciao a tutti, oggi siamo sul Monte Tregin, una montagna dell'Appennino Ligure, alta 870 metri, situata dietro Sestri Levante, più precisamente nel territorio di Bargone. È una montagna tutta di colore rossastro, la sua roccia di origine rocciosa diaspora, tutta rossa. È una roccia sedimentale e è una caratteristica di questo monte. Sono qui con i miei due cani, Kim vieni qua, e Flora. Arriveremo qua al monte, che dite? Che dite? Arriviamo? Arriviamo? Sì, Kim, cosa dici te? Kim? Uno è un Breton e uno è un Golden Retriever. Ciao! La roccia è di tipo diaspora, cioè tutta rossa. È una caratteristica di questo monte perché, oltre ad essere veramente carino alla sua sommità perché non è ricoperto di vegetazione, è nel crepuscolo, sia mattutino che serale, ha una caratteristica di colore rossastro con cui ne rende una delle montagne, a mio avviso, più belle da visitare nel Levante Ligure. Arrivati al colle Incisa, prendete il sentiero che va verso destra, verso il monte Tregin. Neanche un'ora e un quarto di camminata in un sentiero tenuto veramente bene, siamo giunti alle bandiere nepalesi che portano alla vetta del... Siamo arrivati su in vetta al Monte Tregin, 870 metri. Come possiamo vedere, si ha una vista panoramica sul Golfo del Tiguglio e sull'intero Appennino Ligure. Guardando il versante nord, sullo sfondo vediamo il Monte Zatta, 1400 metri, il Rocca Grande, il Monte Porcile
sotto c'è il lago di Bargone, passo di Bargone, Monte Zenone, Monte Alpe, Monte Pu. Giù in fondo troviamo il Pietra di Vasca col Monte San Nicolao, che è in direzione Spezia, il primo monte della provincia di Spezia, il Monte di Moneglia con la frazione di Lemeglio. Giù in fondo verso il mare, direzione sud, abbiamo il Monte Moneglia, Punta Manara, la città di Sestri Levante con l'isola, con la sua isola, promontorio di Portofino col Monte di Portofino sullo sfondo del Monte San Giacomo. E poi ora è nuvoloso, però si dovrebbe vedere anche il Monte Caucaso e il Monte Ramaceto. Eccomi qua, un saluto a tutti da Flora, Kim, e come possiamo vedere sulla vetta del monte c'è una croce con il libro di vetta. Io ho lasciato un commento, anche voi lasciate un commento al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un like.